La Serie D, giornata opaca per le compagini della nostra regione, vince solo il mezzo corona che supera per 2-0 il San Giorgio nel derby. Cade invece la Fersina che cede per 2-0 in casa della Castellana e pareggia il Trento che a fine match si fa raggiungere sull'1-1 dal Caravaggio dopo aver condotto per buona parte della gara. Per gli Aquilotti ora si fa dura, così come dura per il San Giorgio, terz'ultimo a 25, e per il mezzo che sale a quota 28 punti, più tranquilla la Fersina a quota 44. E sui due match giocati in regione, a Trento e mezzo corona, i servizi dei nostri Luciano Tramarini e Pier Giorgio Veralli. Un Trento col morale sotto i tacchetti non va oltre il pareggio con il Caravaggio. Inizio partita con brivido, sul corner battuto da Sonzogni il bomber Valenti è lasciato libero di colpire di testa, ma Sforzin fa buona guardia. I gialloblu faticano in fase di impostazione, così i bergamaschi controllano senza affanni, ma un improvviso lampo di De Zerbi in combinazione con Gattamelata porta in vantaggio gli Aquilotti al 28esimo, nell'unica occasione dell'intera prima frazione. Nella ripresa padroni di casa vicini al raddoppio, ma Alberti viene contratto da Mazzola con un intervento in extremis. Il match si trascina stancamente fino al 90esimo, quando sulla punizione di Sonzogni l'intervento di testa di Girometta porta al pareggio gli ospiti e in pieno recupero Merisio sventa il match ball di Mieddu. Il mezzo corona vince il derby della disperazione, ma a San Giorgio le attenuanti non mancano. Rotaliani in vantaggio al secondo minuto, lancio di Chaghi e Timpone segna con un rasoterra che passa in mezzo alle gambe del portiere, ma ci sono dubbi per un tocco col braccio dell'attaccante. Come se non bastasse, i pusteresi perdono per infortunio il difensore Harrasser. Difficile ribaltare le sorti dell'incontro per una squadra che nel girone di ritorno ha fatto solo 5 punti. Ci prova Armin Meyer dopo un bel dribbling stretto, ma il mezzo corona a sfiorare il raddoppio sugli sviluppi di un corner. Paganelli impegna per due volte su colpo di testa il portiere. La resa del San Giorgio arriva al 27esimo del secondo tempo. L'arbitro espelle per doppia ammonizione il regista Armin Meyer e nell'azione successiva è l'altro numero 10, Caraccio, a castigare gli ospiti con uno spietato rasoterra. Resta lo spettro della retrocessione. Cessione diretta anche per i rotaliani, i punti di distacco sono ancora troppi per avere diritto al play-out. Perché la matematica non ci condanna e ci sono dei punti in palio e noi continuiamo a fare il nostro lavoro e in maniera professionale per quello che, insomma, che dobbiamo fare. Dopo, alla fine, tireremo le somme. Beh, innanzitutto come valori tecnici loro sono molto superiori a noi perché loro sono una squadra di professionisti, noi no. Sanno tutti che noi facciamo dei sacrifici incredibili e appunto per questo credo che nessuno possa dirci qualcosa di negativo.